Stiamo continuando il nostro sopralluogo con Alessandra Di Guida, la nostra delegata al quartiere Mostacciano. Siamo in un altro punto importantissimo, che è la zona limitrofa all'IFO, sì, conosciuta in tutta Roma per l'importanza, no, dal punto di vista, sì, sanitario, sì, questa struttura. Ebbene, qui nel piazzale limitrofo all'IFO abbiamo delle situazioni molto simpatiche, per modo di dire, che vi vogliamo illustrare con la nostra Alessandra. Vai Alessandra! Sì, ci troviamo quindi nei due piazzali adiacenti l'IFO. L'IFO è un importantissimo polo oncologico, quindi convergono da tutta Italia addirittura. E quindi da una parte in un piazzale hanno di nuovo chiuso un'altra strada, quindi tutti da lì si prende sempre il grande raccordo anulare, quindi non si sa più cosa fare. Siamo proprio strade al collasso. Dall'altra parte, nell'altro piazzale, un insediamento, possiamo definirlo quasi un altro campo Rom. Bene, quindi noi abbiamo una sindaca che da una parte dice che vuole adottare determinate politiche contro, diciamo, questi insediamenti, contro gli zingari, eccetera, fa la dichiarazione e poi naturalmente poi il comportamento concreto a livello amministrativo è ben diverso. Vi facciamo vedere qualche panno steso, giusto per, diciamo, farvi capire. Ecco, da forse spero si veda qualche panno così steso proprio da persone che ovviamente ritengono di poter fare quello che vogliono, ma non ci troviamo magari in uno in un posto chissà quale, ci ritroviamo proprio nel cuore di Mostacciano, ci ritroviamo nel piazzale dove fondamentalmente parcheggiano le persone per andare poi all'IFO. Quindi diciamo, sottolineiamo anche il fatto che questa è una struttura sanitaria dove i pazienti vanno per essere curati. Bene, sì, nei piazzali ci troviamo da una parte gli insediamenti di zingari, dall'altra rimangono bloccati qui perché non c'è una strada aperta che loro possono prendere per tornare a casa. Dopo rimangono ore e ore bloccati qui. Tra l'altro mi permetto di dire, Alessandra, che molte sono state le segnalazioni che ci sono arrivate alla mail del coordinamento, ma anche allo sportello del cittadino in piazza, di diversi insediamenti abusivi. Oltre questo ce ne sono anche altri, sì, qui proprio nella zona, sì, di Mostacciano, sono sparsi piccoli accampamenti. Un esempio, esatto, del parcheggio, così abbiamo parlato anche dell'altro problema che hanno chiuso un'altra strada, però gli insediamenti sono diversi, quindi sempre più grave, sempre più... Assolutamente, quindi noi diciamo, speriamo che l'amministrazione a 5 Stelle prenda atto concretamente di questi insediamenti. Noi proponiamo addirittura un censimento. A questo punto, come si fa il censimento delle strutture, sì, patrimoniali, o si dovrebbe fare? Parliamo di censimento anche di, punto, di questi insediamenti abusivi, piccoli, medi o grandi che siano, affinché possano essere veramente tolti dal quartiere, perché questi insediamenti, la presenza di questi insediamenti significa mancanza di sicurezza, mancanza anche solo della percezione, no, di sicurezza da parte dei cittadini, significa degrado e significa soprattutto, vicino a una struttura sanitaria, anche generare, ripeto, uno stato di insicurezza generale nei confronti di persone che anzi dovrebbero sentirsi tutelate perché vanno a curarsi all'IFO. Quindi anche da questo punto del nostro sopralluogo noi vi diamo il nostro saluto e naturalmente teniamoci aggiornati. Ciao ciao!